Nell'ambito della rassegna Libriamoci, al Teatro Civico della Spezia, Cristina Dell'Acqua ha presentato il romanzo Brucia l'origine, dello scrittore Daniele Mencarelli. Le origini sono per tutte noi una cosa importante, quindi è necessario accettarle ed è anche un cammino. È così, è un cammino. Noi questa sera proprio partiamo da questo cammino che è il nuovo libro di Daniele Mencarelli, che così si intitola, dove c'è un protagonista che riparte dalle origini. E allora a me, che piace pensare a così al mondo fra il classico e il moderno, mi dico le origini sono un po' i nostoi, no? Di tutti noi, perché a volte per ricominciare bisogna tornare quasi da zero. Questo è un po' il punto di vista sia del libro che anche il nostro, credo, no? Ricominciare da zero per ricostruirsi con pazienza e con l'aiuto degli altri. Anche come nazione, come popolo, è importante ricominciare dal nostro passato. Penso proprio di sì, cioè senza... Se ci dimentichiamo le nostre radici, adesso siamo fatalmente destinati a fiorire poco, perché senza radici non ci sono ali, non è una frase retorica ma è un'assoluta verità. Il suo libro parla di una ricerca un po' complicata, no? Del passato. In cosa consiste? Ma è una ricerca, è la possibilità di una conciliazione che cerca il protagonista. Gabriele è un ragazzo romano, ha 36 anni, viene da una famiglia popolare e povera e ha fatto grande successo a Milano come designer, uno dei designer più affermati al mondo. Questo grande successo però lo ha scollato, lo ha disintegrato rispetto alla sua origine. Quello che racconto nel libro è il tentativo di questo ragazzo di provare a far conciliare, a mettere in continuità questi due mondi che sono molto diversi, quello borghese e quello popolare. Chissà se lui ci riuscirà. È per tutti noi importante però ripercorrere il nostro passato per poter guardare verso il futuro. Credo di sì, io credo, dico sempre, lo dirò anche stasera durante la presentazione, che i due grandi temi della vita di ogni individuo, i due grandi temi proprio polari, sono da una parte l'origine e dall'altra il destino. E riuscire a mettere, ecco, in accordo l'origine con il destino che abbiamo, cioè questa capacità è la capacità di chi vive, al di là dei successi e degli insuccessi, che vive in pace con se stesso.